Siamo con Federica Mastro di Casa, capitano centrale di Acqua e Sapone Roma. Questa sera esce sconfitta dal Taraflex del Palacollodi. Una brutta sconfitta, un 3-0 secco, e è sembrato, almeno dagli spalti, che voi non siete entrate in partita mai. Esatto, sinceramente non mi aspettavo una partita del genere. Era importante per noi perché comunque dovevamo un po' risalire, e invece sì, effettivamente non siamo entrate in campo, non ce la siamo proprio giocata, e quindi mi spiace tantissimo perché non dovevamo fare una cosa del genere. Di contro una Montecchio che invece ha sfruttato questa vostra indecisione dando il massimo in tutte e tre i set. Sì, è vero, loro hanno giocato sì, molto bene, più che altro avevano sempre, sempre palle in mano, comunque hanno ricevuto bene, quindi con una palleggiatrice del genere che spinge molto, apre il gioco, comunque poi è tutto più facile, quindi bravi loro. E siamo comunque ancora alle fasi iniziali, sì, di questo campionato, un campionato lungo, per la 2 ancora più lungo rispetto agli altri, sì. E quindi sì,